Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dopo il successo che ha avuto il mio ultimo video del mio allenamento glutei a corpo libero con pochi attrezzi, oggi voglio allenarmi con voi con un allenamento upper body e core, quindi addome. L'allenamento è strutturato in tre parti, c'è una parte di warm up dove faccio delle andature molto simile al warm up dell'altra volta, solo che questa volta faccio le andature che stimolano i muscoli della parte superiore e l'addome. Le andature sono side to side, quindi mi metto in una posizione praticamente a piramide e vado avanti staccando allo stesso tempo il braccio e la gamba. L'altra andatura è walking plank o il lombrichino, perché mi stendo, mi richiudo a piramide, poi mi ristendo, mi richiudo a piramide, mi ristendo. Mi raccomando, tenete fermo l'addome, tenete molto stretto il core. Nel momento in cui arrivo stesa in plank non spancio. E poi finale il bear walking. Questi sono devastanti e li faremo anche alla fine. Lì li sentiremo veramente. Praticamente posizione di quadrupedia e vado avanti con braccio e piede opposto. Mi raccomando, in questo la schiena è fondamentale, deve rimanere parallela al pavimento, non salite troppo con il sedere e man mano che il vostro addome diventerà più forte vi risulterà più facile. Magari all'inizio il sedere sarà più alto delle spalle, ma in realtà dovrebbe essere tutto in linea. Comunque raga, veramente meno male ci siete voi, perché la mia motivazione in questo momento è pari a zero. Primo giro fatto, ne mancano due. Allora, terminato questo riscaldamento, andiamo a letto. No, scherzo. Allora, inizia la parte centrale dell'allenamento. Nella parte centrale dell'allenamento mi concentrerò su allenare la parte superiore, quindi l'upper, con esercizi belli strong, quindi un allenamento forza con quello che abbiamo a disposizione, con ciò che è possibile. Farò delle super serie. Super serie significa eseguire le ripetizioni di un esercizio e subito passare all'altro esercizio senza pausa. Solitamente si fa decidendo due esercizi che stimolano muscoli opposti. Solitamente si fa con esercizi che stimolano muscoli opposti, quindi ad esempio piegamenti e rematore, piegamenti per il petto, rematore per il dorso, oppure che vanno a stimolare lo stesso distretto muscolare in modo diverso. Quindi ad esempio le spinte con il peso è un esercizio di spinta per la schiena, per i dorsali, e poi le trazioni che è un esercizio di tirata sempre per i dorsali. Prima super serie sono piegamenti sulle braccia e il rematore. Allora, per fare i piegamenti sulle braccia, corpo libero, mentre per fare il rematore useremo la cassa dell'acqua. Allora, iniziamo con i piegamenti sulle braccia. Vado a prendere il tappetino. Allora, ho bisogno del tappetino perché i piegamenti sulle braccia si fanno partendo da terra. Il piegamento sulle braccia si fa partendo da terra, mettendo le mani a livello del seno, leggermente divaricate, e le braccia sono a 45 gradi rispetto al corpo. Le braccia non sono perpendicolari al corpo, così aperte, ma sono a 45 gradi. Questo è un po' meno lungo. Parto da terra, mani leggermente fuori, piegate a 45 gradi, appoggio i piedi e anche più strette, mi tiro su guardando avanti, prendendo il respiro e salendo, tenendo il core e l'addome strettissimo, quindi sono dritta e scendo. Il piegamento completo va da terra a terra. Molti partono dall'alto, si fermano qui e risalgono. È il contrario, completamente il contrario. Quindi, lo ripeto,
Vedete come non sale prima il petto e poi segue il corpo, ma sale tutto insieme. Io sto tenendo fortissimo l'addome, stringendo le chiappe e ovviamente spingendo di braccia e di petto. Di queste ne faccio quante ne riesco a fare, così complete. Nel momento in cui sento che non riesco più a farle bene e a eseguire tecnicamente bene l'esercizio, appoggio le ginocchia. Per quando le faccio appoggiando le ginocchia, tengo i piedi attaccati per terra e quando salgo l'addome rimane stretto. Spesso vedo dei piegamenti fatti così, con le ginocchia a terra. Questo è errato. L'addome rimane stretto e sale come un paletto. Sto stringendo le chiappe. Quindi ora 10 piegamenti. Questo per me era l'ultimo, me ne mancano 4 e li faccio sulle ginocchia. 1, 2, ok, quindi piegamenti fatti, ora passo in super serie, quindi subito. Giusto il tempo di sistemarvi un secondo, alzarvi così. E faccio il rematore, quindi piedi leggermente divaricati, larghezza spalle in realtà. Prendo il mio peso bilanciato e remo. Quindi schiena dritta, tengo l'addome, potete farla sia a 90 gradi che a 45. E tiro su. Allora, i gomiti tirano indietro lungo il corpo, non sto allargando le braccia, ve lo faccio vedere da davanti. I gomiti tirano indietro, salgono proprio lungo il corpo, non è così, sono stretti. E devo pensare, quando tiro indietro, di avere qualcosa qui in mezzo alla schiena e che con i muscoli della schiena devo stringere, devo tenere stretto. Anche di queste ne faccio 10. Finita la serie di rematore, ho finito la super serie, quindi ora faccio un minuto di pausa e ricomincio da capo. 10 piegamenti, 10 rematore, pausa, un minuto. Ripeto per 3 volte. Primo giro di super serie fatto, adesso passiamo alle spinte con il peso, la cassa dell'acqua, e le trazioni. Iniziamo dalle spinte con il peso. Allora, in piedi, spinte, significa portare il peso sopra la testa, ok? Quindi, prendo la mia cassa dell'acqua, è anche ergonomica, così, da davanti, porto su. Thank you.
faccio 8 perché sto morendo. E adesso andiamo a vedere di fare le trazioni, quindi in super serie. Quindi tra virgolette sto correndo alla mia prossima location per l'esercizio e provo a fare le trazioni qua. Quindi cosa faccio? Qui abbiamo un muretto, io adesso cerco di fare trazioni, quindi questa è proprio inventiva al massimo. Così. Sono un genio. Avete un muretto? Provate al tavolo. Volevo farlo col tavolo di là di Jimmy, ma mi ha minacciato. Gli ha detto: se mi fai saltare i perni ti uccido. Quindi ho trovato questa soluzione, che in realtà allena sia i dorsali ma molto i bicipiti. Però vabbè, buttiamo tutto dentro insieme. Comunque in teoria trazioni. Ovviamente se voi guardate questo video in un momento in cui potete allenarvi in palestra, andate alla sbarra. Anzi, esistono delle sbarre che si possono comprare e attaccare magari in corridoio tra i due muri. E quelle per chi fa home fitness ve le consiglio veramente, perché sono ovviamente utilissime. Perché una cosa che sto riscontrando è che negli allenamenti a corpo libero a casa è facile fare esercizi di spinta, ma è difficile fare esercizi di tirata, e quindi con la sbarra può essere un valido aiuto. Ho parlato durante il mio minuto di recupero, quindi finita la super serie di spinte e trazioni, adesso ne faccio altre due. E faccio 8 e 8 perché quella cassa dell'acqua è pesantissima. Cerco di non ondeggiare con il corpo. Limito la spinta dalle gambe e eseguo il movimento coinvolgendo solo le spalle, i dorsali. Oh. Quando arrivi in punta, tengo un secondo. Vicino al muro più coinvolgo i dorsali, più mi allontano più i bicipiti. Ogni volta che eseguite esercizi a corpo libero cercate sempre di capire innanzitutto che muscolo volete allenare, e quando eseguite l'esercizio pensarci e dire: lo sto allenando? Sì? No? E aggiustare la posizione slash il movimento al fine di sentirlo bene. Comunque, io ho appena finito il mio terzo giro, ora passo alla terza super serie che coinvolge i bicipiti e i tricipiti. Per i bicipiti ho una kettlebell da 6 kg e i tricipiti invece li facciamo su un muretto a corpo libero. Allora, per allenare i tricipiti dovete trovare un rialzo che vi permetta di poter scendere abbastanza e piegarli, perché se il gradino è troppo basso, ad esempio questo, arrivate, guardate, io arrivo a appoggiare il sedere che le braccia non sono assolutamente piegate. Quindi io ho trovato questo rialzo che è perfetto. Allora, potete farlo in versione più avanzata, gambe tese e scendo. I gomiti, come quando vi dicevo del rematore, vanno dietro, non a lato, ok? Quindi non allargo le braccia, i gomiti rimangono dietro e quasi come se si stringessero, comunque puntano dietro. Attenti perché la tendenza è quella di allargare le braccia e allargare i gomiti quando si scende, solo che si va a coinvolgere la spalla e ci si fa male. Quindi se non si riesce a fare, se si perde eccetera, questo potete farlo benissimo anche solo da una sedia, piegate le gambe per facilitarlo. Ok? Quindi, uno, due, tre.
ci tricipiti, ok? Passo subito in super serie ai bicipiti. Bicipite è questo, quindi quindi muscolo antagonista del tricipite. Faccio con la kettlebell, faccio una alla volta perché ne ho una. Comunque, braccia lungo il corpo, piego il bicipite. Tante cose. Uno, parto disteso così lungo il muscolo e arrivo a 90 gradi. Potete anche superare, ma non tantissimo, perché tanto in questa parte il movimento è facilitato, quindi è abbastanza inutile. Il muscolo qui è in massima contrazione, quindi si passa da una fase di allungamento a contrazione, ok? Importantissimo è braccio lungo il corpo, non allargo, ok? E focus. E potete leggermente portarlo avanti, ma non così, ok? Quindi braccio lungo il corpo e piego. La spalla non portatela avanti, ma rimane ferma. Anche questo 8. Devastante. Finita la super serie, lo sapete già, un minuto di pausa, altri due giri ed è finito il focus upper. Ma non è finito l'allenamento, eh? Come vi ho detto all'inizio di questo video, questo è un allenamento upper e core, quindi addome. Finora non abbiamo allenato tanto l'addome, se non in realtà all'inizio con le andature, ma adesso ho un bel circuitino che ci ammazzerà. Perché gli esercizi che hanno fatto veramente la differenza su di me e sulle mie spalle sono gli esercizi fatti in plank, quindi nella posizione di tenuta. Ad esempio quelli che andremo a fare ora, che sono shoulder touch, plank appunto, commandos e i back rolls. Sono tutti esercizi svolti in una posizione di tenuta o quadrupedia, dove l'addome svolge un ruolo fondamentale di stabilizzatore. Per eseguire questi esercizi nel modo più corretto possibile, l'addome deve essere bello forte. Una cosa che ci tengo a precisare è che più l'addome è forte, meno si ondeggia. Più l'addome è debole, più si ondeggia. Il mio non è poi così forte e quindi mi vedrete ondeggiare. Però in realtà gli esercizi si devono svolgere cercando di tenere il core più stretto possibile, così da poter isolare le braccia e il lavoro sulle spalle. Cosa significa tenere il core stretto? Tenere il core stretto significa che quando si eseguono gli esercizi bisogna pensare di tirare dentro l'ombelico, però comunque respirando. Se voi adesso provate a tirare dentro l'ombelico, sentite tutto duro e lavorare, però se iniziate a respirare normalmente, senza trattenere il fiato, si tenderà a rilasciare la muscolatura. Se l'addome è forte, se il core è forte, ciò non succede. Si riesce a respirare tenendolo bello duro. Comunque adesso faccio un mini circuito upper and core, dove faccio 4 esercizi, uno di seguito all'altro, dove poi farò una pausa finale. Quindi iniziamo con... Allora, primo esercizio shoulder taps, quindi vado in una posizione di plank, le spalle sono in linea con... Le spalle sono in linea con i polsi, mi tiro su. Il corpo è una linea unica, non è questo e non è questo, così ci si straccia la schiena, ok? Quindi tengo l'addome duro, se no lo perdo, perdo il bacino, e faccio 10 shoulder touch. Quindi 1, 2, 3. Se l'addome è debole,
muovo, mi rischio di muovere. Invece più lo tengo duro, più riesco a isolare il movimento e limitare il movimento del bacino. Finiti 10 shoulder touch, scendo in plank un minuto. Sto morendo. Ok, facciamo 30 secondi perché è devastante. E adesso 5 commandos. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso l'ultimo, che è assassino, perché sono in box crawl. Quindi mi metto in una posizione di quadrupedia, così. Alzo leggermente le ginocchia dal pavimento, vedete non sono appoggiate, e mi muovo, 2 a destra, indietro, sinistra. La schiena rimane parallela al pavimento, tengo l'addome forte, sento lavorare tantissimo le spalle e l'addome. Faccio questo finché non crollo. Io sto per crollare. No. Ecco, questo è il circuito, raga. Ho ridotto il plank a 30 secondi perché io non ce la posso fare, ma se siete più forti di me, fatelo di un minuto. Faccio questo mini circuito che dura 2 minuti, ma sono 2 minuti cortini, ma assassini. Ragazzi, allenamento finito. Ah, non riesco a tenervi in mano. Wow, wow. Questo circuito finale è quello che dà davvero la mazzata finale. E basta. Allora, adesso potete divertirvi a fare, non lo so, verticali, eccetera. Io devo dire che se adesso mi metto a fare delle verticali, crollo per terra perché ho le spalle in fiamme che stanno facendo malissimo. Quindi io, per me, dichiaro concluso qui questo allenamento. Farò un pochino di stretching, ma non ho una routine di stretching braccia come quella che ho di gambe, che vi ho fatto vedere nell'ultimo video. Quindi nulla, io concluderei con questo video, spero che vi sia piaciuto tanto quanto l'altro. Se così è stato, lasciate un mi piace, lasciatemi un commento e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere che altro tipo di allenamento vorreste che vi facessi vedere. Io continuerò a filmarli perché tanto li cambio ogni volta, perché se no mi annoio e perché ci sono tantissime possibilità di esercizi che si possono fare e schede di allenamento diverse. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!